click. Quale pesciolini, benvenuti in questo nuovo video, sono Sega Charlie Gate della Sciascia. E oggi siamo qui su un video strano. Mi stanno arrivando anche dal vivo richieste del tipo ma voi di YouTube Italia che cosa ne pensate? Perché non dite mai niente dei fatti di cronaca? Io dico che non diciamo niente, non perché non le sappiamo, perché non ci interessiamo, ma perché abbiamo un'opinione nostra è perché dirà agli altri, tranne se una cosa veramente che interessa a noi, tipo che un altro ci viene a dire siete stronzi. Io non mi offenderei sinceramente, anzi mi dà anche visual se lo vuole fare. Quella è, sì, è una bottiglia di Giugendegna. Che dirvi, noi sinceramente ogni volta che appunto sentiamo le cronache di YouTube Italia, le cronache di Italia, no, perché le cronache di YouTube Italia, sinceramente sì, no, Mario niente proprio, io un po' di più mi interesso su queste cose, cioè mi interesso, voglio capire un po' com'è la situazione su YouTube, non fa mai male. Però non dico mai sul nostro canale cosa ne penso, perché penso che nessuno ha totalmente torto e nessuno ha totalmente ragione, perché chi passa dalla parte del torto poi farà una cazzata facendo un video contro quello che gli ha dato del torto. Vabbè, avete capito, no? Alla fine quello che è stato preso per il culo, diciamo, fa una cosa che non deve fare sempre, ed è sempre così. Ed è una cosa veramente sempre, perché siamo umani. E gli umani, se non si sfogano, sono tristi. Allora, vi dico, cioè, vi faccio un esempio, no? Di ciò che pensiamo noi delle cose che succedono su YouTube. Prendiamo per esempio l'ultimo fatto di cronaca del Romix a Ciccio Gamer, ok? Sinceramente, non ho visto molto, sinceramente, perché per me è una cosa che hanno sbagliato entrambi, cioè sia Ciccio sia il ragazzo, sì, mi stavo sforzando con la gomma, sia il ragazzo. Il ragazzo ha fatto una cazzata che non si deve fare, perché come ha detto, devo dire, Luke, sì, noi come canale con Luke non siamo, cioè Luke sì, sinceramente sicuramente non si ricorda manco di noi, però noi di lui sì, c'è stato un passato non proprio liscio, ci siamo un po', ci abbiamo parlato in T-Speak, vabbè, è successo un altro fatto, se poi lo volete sapere, scrivetelo nei commenti. E Luke ha detto che comunque il ragazzo si scusa, è disposto a mettere un video sul canale di Ciccio dove si scusa, e questa è una cosa veramente, veramente da onorare. Cioè un ragazzo che si scusa pubblicamente su un suo errore è raro, ragazzi, è veramente raro. Ma questo perché è successo? Perché sul suo canale, sul suo Facebook stanno arrivando minacce di morte, minacce di cose, Gesù, manco fosse uno dell'Isis, manco se avesse fatto alla la va. Perché Ciccio ha sbagliato dicendo il nome e facendo vedere la foto di Facebook del ragazzo. Ciccio poteva sfogarsi, non dico che non doveva farlo, perché come, perché cioè uno che non si sfoga è triste, ma è normale, anch'io mi sto sfogando in questo momento, perché tutte queste cose che volevo dire giustamente me tenevo, però mo a dirle meglio, cioè mi to... ecco. Dico che comunque Ciccio non ha sbagliato a fare il video per dire che questo ragazzo ha fatto una cazzata che non si dovrebbe fare. Non ha sbagliato andare a prendere il ragazzo con le guardie, cioè con un ragazzo. Non ha sbagliato farlo, perché comunque parlare è sempre la cosa migliore. E per quel che so,
Di certo, non l'ha picchiato, non c'è stato niente di... E questa cosa anche l'apprezzo dei Cicci, che comunque ha chiamato il ragazzo e ci ha solo parlato. Però il fatto che poi ha detto il nome del ragazzo su un suo video di YouTube che ha parecchi visual, veramente ha condannato il ragazzo. Lui iniziava a dire, il mio avvocato deve fare qualcosa. Sì, no, mi sa che ora il tuo avvocato se la deve vedere ancora peggio. Perché se lui veramente vuole denunciarti, cioè vuole denunciarlo, lo può fare. Ed è veramente una grande accusa, ed è peggio di quello che ha fatto lui, cioè un conato in faccia. Alla fine sono solo danni morali, ma quelli che Ciccio sta a causa da lui, sì, sono danni morali, ma molto peggio. Sono molto peggio. E io, cioè, ecco che cosa io penso, che chi un video contro un altro, contro qualunque sia, poi quell'altro non so come beccarlo, allora ciao. Allora, se io facessi un video contro Luke, magari Luke ha ragione a dirmi che non dovevo dire quelle cose a lui. Però se lui poi inizia a insultare anche noi, andiamo nel torto, sia noi che lui. Quindi, se un altro youtuber, qualunque sia, un'altra persona per strada, inizia a dirti sei un figlio di puttana, tu non vai, cioè puoi andare a dire su YouTube, ma non vai a insultarlo, perché poi passa anche tu dalla parte del torto. Ok? È come dire, no, io conquisto questa città perché è in preda a un dittatore. Poi vai tu perché fai? Di che tutti devono vivere per strada e a sto punto o il dittatore o tu è meglio il dittatore in sto caso, no? È un esempio stupido, sì, purtroppo io sono stupido, quindi gli esempi non riesco a farli, anche a scuola quando parlo, niente. Raga, che dire, io penso questo di qualunque cosa accada su YouTube, perché alla fine sono tutte cronache, secondo me stupide, ok? Tutte sono cose stupide, perché tutti sul canale YouTube, come ho sempre detto, può caricare quel cazzo che vuole, ovviamente senza infrangere la libertà di altri, che è ciò che ha sbagliato Ciccio in questo caso. E niente, quindi niente, questo è ciò che pensavo. Lo pensavo io, Poi magari Mario, Emanuele pensano altro, perché sì, siamo un canale, però non è che abbiamo lo stesso cervello. Però credo che anche Mario la pensi così, essendo comunque un tipo abbastanza saggio. Mario saggio. Beh ragazzi, che dire, ci vediamo in un prossimo video? Non lo so. Ah, ve lo ripeto, se volete sapere cosa è successo con Luke, scrivetelo nei commenti. Faccio un breve video così veloce veloce, manco tanto, alla fine non è successo niente, appunto non abbiamo manco detto che cosa è successo, o meno sì, in qualche video abbiamo spiccicato, però ciao.